and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Un po' di catarrino. Buonasera papere, come stiamo? Andiamo bene. Scusate, ho mosso il braccio, sono stanco. No, non sto male, mi sono mosso, sai tu. Ho fatto questo movimento e quindi mi sono stancato un sacco. Emanuele, grazie per i 21, Palatino, grazie mille per i sub. Non sono abituato a fare questo tipo di movimenti così tanto estremi. D'altro canto, voglio dire, sono pur sempre uno streamer, di conseguenza il mio culo oramai si è adattato alla sedia, ho il sedere perfettamente piatto e non ho più le gambe, quindi voglio dire, Mats, grazie per l'anno, Palatino, certi movimenti dovrei stare anche attenti a farli perché potrebbero essere molto pericolosi. Quindi, allora... che ci vediamo? Niente, quel. Perché dovremmo vederci qualcosa? Dove sta scritto che dobbiamo vederci qualcosa? Quel, sulla base di cosa? Kizzy, grazie per i 15, Valentino. Non ho capito, cioè, non ha alcun senso vederci qualcosa. Tanto immaginatela, immaginatela là. Guarda lo schermo, immaginati di star guardando qualcosa. Fai finta che stia guardando un programma, ci stia facendo le matte risate. Fai tutto. Immagini.
Schizofrenia. Tutto bene? Ma sì, dai, non c'è male. Sono un po' rimbambuto. Io ho visto in felpina. Cioè, felpa, oddio, è una giacchetta leggera. Felpa, voglio dire. E io direi che sarebbe anche l'ora. Cioè, nel senso, io non so se non vi rendete conto di che inverno del cazzo abbiamo avuto. Cioè, è stato uno degli inverni più del cazzo che abbia mai visto in vita mia. Non è mai stato freddo. Mai stato freddo. Cioè, oggi che è un po' freschino qua a Bologna, che poi tra l'altro mi sta già venendo caldo a parlare. Oh, ragazzi, io non ho mai avuto freddo questo inverno, non so cosa dirvi. Io l'inverno me lo voglio godere per un po' di freddo. Qua non è mai stato veramente freddo, per quello che mi riguarda. Sei in menopausa? Sì, ma da un po', Lilith. La mia vagina ha smesso di sanguinare da un po' di anni, a dire il velo. Non è assolutamente una cosa buona. Ma se fa un freddo della Madonna... vero, cioè, dove sono i pinguini? Dove sono gli eschimesi? Dove sono i cani da slitta che devono portare ad Anchorage l'antitossina per la difterite? Io non li ho visti. Fino a quando non vedo queste cose, io non, per me non è freddo. Per me non è freddo. Il freddo si misura in baldo. In baldo, poi... Dar, grazie, non so, Valentino. In baldi. Non c'è stato neanche un balto. Non siamo neanche a un balto di freddo. Per cui sì, vi pulisco perché ci tengo che siate belli puliti. Andrea, hai sentito che il 21 giugno, stesso giorno dell'uscita del DLC di Elden Ring, esce anche un Souls-like italiano ambientato in Italia? Lies of P. Lies of P. Lies of P è ambientato in Italia. Cioè, in un futuro distopico, in un mondo distopico però pseudo-italiano. C'è Geppetto, c'è Pasqualino, sette bellezze lì. Cioè, proprio Italia. Cioè, Italia nel senso che il protagonista va a Bologna a combattere contro i drogati e il boss dell'area è Cannaman, che è un mostro fatto interamente di marijuana, che ti lancia, ti fa foglie lama con le foglie di marijuana. Cioè, come funziona? Cioè, va a Napoli e il boss è Camorraman, che ti tira contro i Rolex rubati e ti taglia le giugulari. Come funziona? Come funziona un Souls-like in Italia? Per capire, non è che per capire. Vai a Genova, tiri un euro e distrai tutti i nemici. Cioè, giusto per capire. Vai a Milano e Milano è il livello finale, perché praticamente da dietro ti inculano, da davanti ti rubano i soldi. Cioè, Milano è la città ultima, l'ultima fase. Però sarebbe figo. Sarebbe figo da vedere. Un Souls-like. Si chiama Entotria. Enotria. Enotria. Se cerchi, ti chiama Enotria. The Last Song. E Nutria. Aspetta. No, senti, sono curioso, voglio vedere. Chissà se c'è il trailer. Hello there. C'è il trailer. Tanto adesso iniziamo a fare le reaction normali, però sono curioso. Vediamo E Nutria. Peppe, grazie per il sabato. E Nutria, The Last Song. Ok. Curiosità, così vediamo un attimo. Vediamo un attimo com'è questa roba. Hai primi sintomi di raffreddore in... Suicidati! Altra cosa, pronto psicologicamente domani Pokémon Day. Che esce il teaser della nuova gen. C è qui per te quando serve. Ci sta. Che cazzo è? Cos'è questo? I am Salvini, Blade of Ruspa. E dai, never known the feat. Ma ti vogliamo bene così. Vedo che anche te se sei diversamente ordinato. Dietro sembra sia passato un ciclone. No, la mia roba pulita. Che cosa pulita. È quel manto nero davanti lo scaffale? È la mia roba pulita. Cosa ci nascondi? È la mia giacca. Tutta sparata alla cazzo di... Come funziona? The tree of change bears fruit. Hello there. Ciao Andre, scusa l'assenza di sti giorni. Purtroppo è morto il mio gattino che ti feci anche vedere una volta, Ludo. Quindi sono stata un po' male, però sono felice di essere tornata. Mi piace, Ludo, ti mando un bacino. Mua, grazie mille per i 2 euro e bentornata. Awaken.
per adesso, ragazzi, tutto sembra tranne che ambientato in Italia. Justin, grazie mille, Justin, per i 10 sabbetti. Ti piallo il cazzo in gola, porca puttana! Grazie mille, Justin, grazie mille, Palatino, per le 10 sab. Grazie mille di cuore, ti mando un bacione. Grazie per il supporto al canale. Maskless One. Ce la facciamo a non chiamare un protagonista mastless, soulless, tarnishless? Cioè, ma è tutto less. Ogni protagonista di Souls Game è tutto un less. Peneless, cazzless, gnoccaless, scrotoless, è tutto less. Do you feel the winds that howl across the land? Ah, questa la riconosco, questa è la Basilica di San Pietro. Questa è San Petronio a Bologna, la riconosco. The wheel must turn again. So ages come and pass, and memories become legend. Sbagliato, Ale, ne arriveranno altre mille. The stage is set. Vabbè, Pulcinella ci sta, eh. Hanno messo anche mia suocera, mi fa piacere. Ma è tipo... È tipo... come si dice? È tipo l'epoca romana, tipo una sorta di rinascimento. È tipo il rinascimento, una roba simile più o meno all'epoca... Non so, non riesco neanche bene a descriverla l'epoca in cui si svolge. Anche se in realtà io d'Italia non è che abbia visto poi... Cioè, c'è qualcosa, però... Secondo me è prima del Medioevo. Non è prima. Ho una novità sulla situa col mio migliore amico. Col tuo migliore amico, col ragazzo che ti vorresti trombare. Chiamiamolo per quello che è, per cortesia. Che sarebbe? Allora... Adesso io volevo vedermi vostra mamma nuda. No, volevo vedermi questo qui della sedia, il meme è diventato simbolo di odio. Ok, va bene. Ma lo volevo dire già da ieri, quindi vediamo un attimo che cos'è. Mazinga, grazie per i 15, Palatino, grazie per i sub. Allora. Rog è il meme che ha distrutto internet. Ah sì, io non... Sì, io non Pepe the Frog. Pepe the Frog. Pepe the Frog. Pepe the Frog. Pepe has become kind of a sim. Perché quando si pensa a un meme... Ma che cazzo è sta roba, ragazzi? Ma perché un meme è stato nominato in mille giornali? Danny, grazie per i 9. E ci viene in mente qualcosa di divertente, buffo e a volte imbarazzante. E che ci crediate o no, questa rana dall'aspetto spastico è sempre stata un'icona della cultura di internet. Ciò che non sapevamo però è che la sua immagine sarebbe cambiata per sempre. Ma come può un meme diventare un simbolo di odio tanto da finire accanto alla svastica? E questa la... Ma che cazzo? Sesso fortissimo mercoledì, papà Andre. Cioè, te lo sei trombato in poche parole. Te lo sei trombato in poche parole. Brava, hai fatto bene, sono contento. Questo era lo scopo. Io te l'ho detto, hai visto? Cioè, bastava che gli dicessi te la do e lui la prendeva. Vabbè, vedi, non è difficile. Vabbè. Devo ancora mercoledì questo. Vabbè, ma te l'ho detto che non era difficile. Rimorchiare gli uomini è abbastanza basilare. Cioè, li guardi e gli dici te la do, fatto. Cioè, non è che rimorchiare gli uomini è letteralmente la cosa più facile che esista sul pianeta. Non devi sforzarti a dire niente, parlare niente, dimostrare niente. Cioè, fagli vedere la spaccozza, la sgnacchera, la fagiana, la bergamotta e finita lì. Non è che ci voglia più di tanto. La domanda che ha iniziato in me, che ho sempre ritenuto Pepe un meme incredibile, una vera e propria ricerca della verità. Cos'è che ha reso questo meme famoso e cos'è successo che ha segnato la sua discesa all'inferno? Ma più scavavo nella sua storia, più scoprivo dettagli inquietanti e una serie di eventi che ha segnato una terribile reazione a catena. Da una guerra online all'istituzione di una vera e propria religione, fino all'aver fatto... Nazismo, destra, ma che cazzo... ...fatto eleggere un presidente americano. Perciò iscrivetevi al canale e preparatevi, perché sto per raccontarvi una delle storie più assurde... Va bene. ...mai successe su internet. Sedia, mi prendi in contropiede, tutto questo per un meme. Cioè, io spero che non sia così come lo descrivi, altrimenti qua il livello di deficit neuronale ha raggiunto vette inenarrabili. The emerging racist ideology known as the alt-right. Pepe!
Ma che chiesa? Pepe! Ma per capire cos'è successo dobbiamo prima capire come è diventato un meme. Siamo nell'anno 2005. In America un artista emergente di nome Matt Fury aveva appena creato su Microsoft Paint una piccola rana antropomorfa di nome Pepe. Un nome scelto per via di un significato nascosto e profondo che non si aspetterebbe nessuno. It sounded like, Pepe. Ok, hai chiamato una rana Pepe perché suonava come piscia, va bene. Questo disegnino all'apparenza bambinesco fu la base per ciò che divenne Boys Club. Un fumetto con protagonisti quattro personaggi, tra cui Pepe, che fanno cose da ragazzi post-universitari. Mangiare, bere, fumare e occasionalmente... insomma... Vabbè, quello ci sta, è un passatempo come un altro, voglio dire. Lo facevo anch'io all'università, sniffavo spesso cocaina per restare sveglio durante le sessioni. Non è nulla di strano. Tempo questo fumetto non ebbe un successo eclatante, ma Matt, affascinato da ciò che stava nascendo su internet, decise di pubblicare una delle pagine sul suo profilo di uno dei primissimi social network, MySpace. Tuttavia Matt non sapeva che la pagina in questione conteneva la vignetta che avrebbe scatenato presto un effetto valanga peggiore di quello creato dall'animazione di un sanitario. Il fumetto in questione era un momento di Boys Club in cui Pepe stava facendo pipì con i pantaloni e le mutande completamente abbassati. Un comportamento che a detta dell'artista era una cosa divertente. Sì, divertente anche perché non è una cosa normale. Io ho conosciuto persone che pisciano così e per quello che mi riguarda hanno bisogno di visite specialistiche da un neurologo. Elio Ler, grazie per la sabbatino. Io in vacanza con dei miei amici, entravo in bagno, c'erano loro a culo di fuori perché dovevano pisciare con tutto abbassato per terra. La Everix, grazie per la sabbatino. No, voglio dire, cioè, non è che... cioè, Basta abbassarsi un attimo, non serve mettersi a culo all'aria, però ma non mi sembra una cosa, cioè va bene lo stesso. Ma vabbè, sempre meglio di Big Bang Theory. E alla domanda dei... Ah, e poi vabbè, c'è la mitica faida. Adesso devo sapere statisticamente. Voi il bidet come ve lo fate? Con la fagiana o la minchia rivolto verso il rubinetto o vi sedete come il cesso? Vi sedete come se foste sul cesso, quindi col culo rivolto verso il rubinetto. C'è questa... da alzati. Vabbè, l'odio di fare il bidet da alzato, ci sta. Vedi che c'è la faida, vedi, c'è la faida. Ci sono quelli che si siedono come al cesso, quelli che si mettono da davanti, vedi. Guardate che è una cosa che statisticamente... io mi siedo come al cesso. Mi devo pulire il culo, diventa un po' scomodo per me. Per me è scomodissimo mettersi col cazzo verso il rubinetto. Mi devo pulire il culo, come faccio, scusami? Come va? È più comodo mettersi a culo allora verso il rubinetto. Allora io mi siedo, lo pulisco e per pulire bene mi infilo il dito. Bravo, io mi infilo direttamente un dildo nel culo, un dildo con le setole, con le spazzole. Io ho un dildo, proprio delle dimensioni, vedi, di questo spray igienizzante, che qua ci sono tutte setole, tipo spazzolino, che premi un tasto, comincia a ruotare fortissimo, io me lo infilo su per il culo e pulisce tutto quanto. Ma guarda che ti fa l'ano smacchiato, Ti fa un culo ad una pulizia, guarda. Sì, però è un culo che splende, io te lo dico. Cioè, un retto pulito così raramente si vede. I compagni del perché facesse pipì in quel modo, Pepe risponde solo... Feels good man. Questa frase non si sa come, ma dal 2006 fece il giro di internet. Ah, è nato da quella, feels good man. È nato da quello, lo sapevo. E il Caino, grazie per il ciotto, malatino. Io non sapevo neanche che fosse nato da questo, feels good man. Matt si ritrovò a vedere quel modo di dire che stranamente in italiano hanno tradotto come alla grande amico. No, al massimo, no, effettivamente feels good man non è facile da tradurre, però. Feels good man mi fa sentire bene, amico, però è un po' lungo da dire. Su alcuni forum di bodybuilding, affiancato a diverse foto del prima e del dopo dei risultati ottenuti grazie alla palestra. Ma a quanto pare quella frase non era l'unica cosa che stava facendo dipende il giro di... Dipende cosa c'è da fare. Se devo lavare il cetriolo rivolto verso il rubinetto, se devo togliere la ruggine dall'oblò seduto come successo.
Vabbè, in quel caso sì, grazie per il... No, ma io il cazzo me lo lavo nel lavandino in cucina, sopra i piatti da lavare, non è una cosa mia, lasciami. Internet, perché quel semplice disegno era stato estrapolato. Mi stai dicendo che una rana è diventata simbolo del pelato e del baffetto? Aspetta, ci dobbiamo arrivare. Ma aspetta, dove cazzo siamo andati aspetta, a finire? Aspetta, siamo delirati in poco tempo. Aspetta, ci dobbiamo ancora arrivare, aspetta. Alla vignetta, e ora stava viaggiando di pagina in pagina come un piccione viaggiatore cracoinomane. Pepe era appena diventato un meme. Questa cosa tuttavia non sembrava interessare l'artista. In quel preciso momento aveva in mano la possibilità di intervenire con dei legali, sfruttare il suo diritto di copyright, ma decise come no, di io non mi lavo farlo. La cappella del con lo svelto al limone. Era solo un meme, no? Quello che non sapeva è che quel seme che oramai aveva liberato sul web stava per essere piantato nel luogo che avrebbe Paperello, cambiato tutto. Grazie per la miccia della bomba che stava per far sembrare Chernobyl una normalissima giornata a Foggia. Perché passando di bacheca in bacheca, quel personaggio strano e bizzarro trovò casa dove internet non aveva paura di essere strano. Deliveroo, tutto in gusto a casa tua. 14 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Non mi interrompere! Strano. 4chan. Sì, sì, lo so che adesso riceverò il solito commento che dice: ho chiuso il video appena ho sentito 4chan. Sedia, non fai altro che parlare di 4chan. Innanzitutto, chi si è iscritto? Grazie del commento, lo apprezzo tanto. E secondo, ora vi spiego il segreto del perché questo sito sta sempre in mezzo alle palle. Come... È bellissimo come effettivamente alcuni content creator si sforzino incredibilmente di mantenere un'aria assolutamente neutrale e distaccata, scrivendo: grazie mille per il feedback. Mi fa sempre piacere quando una persona che mi segue mi dice che il video che ho fatto, le cose che ho detto fanno schifo, sono delle stronzate. No, fottiti figlio di puttana, non ti piace il mio video, ammazzati bastardo, ti do fuoco alla casa, pezzo di merda. Questa è la realtà dei fatti. Bisognerebbe che tutti fossero un pochino più sinceri e rispondessero alle proprie persone. Non me ne frega un cazzo del tuo parere di merda, stronzo. Se non ti piace il mio video, impiccati bastardo. Dovrebbero essere tutti così, capito? Così almeno la smettono, dovrebbero smetterla di essere ipocriti. Mi ha fatto a creare tutti i meme più famosi e tutte le storie spastiche che vi racconto negli altri miei video. Ma per scoprire questa verità dobbiamo prima parlare di come funziona. Su 4chan, esattamente come in qualsiasi altro social, puoi fare dei post. Qui tuttavia se ottengono abbastanza risposte volano verso l'alto della pagina, ottenendo sempre più popolarità. E se invece nessuno risponde affondano verso il basso e marciscono proprio come il lobo occipitale del creatore tra una sessione di editing e l'altra. Questo sistema basato sul vincere o perdere è come un videogioco malato dove chi vince ha la tua attenzione. Ed è proprio questo il suo dannatissimo segreto che ci aiuterà a capire il disastro che sta per succedere. Perché regole di questo tipo su un social creano un meccanismo superconduttore per la creazione di meme e non solo, ma anche per lo sviluppo di una cultura dove l'attività più gettonata è quella di insultarsi e scrivere cose tremendamente offensive e controverse. Che... Vabbè, quello è normale, che non è... Cosa c'è da scrivere? L'attività più gettonata è quella di insultarsi e scrivere cose tremendamente offensive e controverse. Che... Jerry Scott! Vabbè, quello più o meno è il passatempo base. Dire un altro giorno meraviglioso nelle terre incredibili dell'internet. O proporre cause folli per attirare l'attenzione sfruttando il fatto che chiunque su 4chan alle lampo grazie per i nove. Pepe, arrivato su 4chan intorno al 2008, si è presto mescolato alla sua cultura e ha catturato l'attenzione di alcuni utenti in particolare che stavano per fare di questo meme il loro simbolo. I cosiddetti NEET. Questo acronimo, che non è il rumore che si sente quando tirate indietro una sedia, sta per non attivo nell'istruzione, lavoro o formazione. Cioè gli artisti. Cioè Aru praticamente. Cioè praticamente ogni artista o studente in scienze delle comunicazioni, letteratura, filosofia e quant'altro. Cioè sì, sì, anche gli streamer, assolutamente. Un nome che serviva ai ragazzi che si sentivano come se fossero deragliati dalla vita e che in America suggeriva coloro che vivevano senza uno scopo, inattivi e nello scantinato dei propri genitori. Mi dispiace, io chiedo scusa, non è colpa nostra, mi dispiace che viviamo nel benessere e quindi automaticamente non abbiamo bisogno di avere uno scopo nella vita. Oh, che cazzo è? Se tutto va relativamente bene, che mangio, dormo e cago, che cazzo devo fare? Non ho capito. A meno che non sei una persona
persona illuminata con un obiettivo preciso, prefissato dell'esistenza, tipo io nella vita stapperò bottiglie di Aperol col culo, io nella vita mangerò gelati leccandoli come fossero delle grosse cappelle, io nella vita conquisterò, a meno che uno non abbia un obiettivo, una persona normale. Ma poi questa è una cosa che mi è capitato di sentire tantissime volte, perché vabbè, voi ormai lo sapete, io sono praticamente divenuto una sorta di profeta, sono diventato una sorta di monaco zen che ha raggiunto il nirvana, l'illuminazione, la conoscenza ultima, e quindi ogni tanto mi chiedono, mi fanno delle domande anche dal vivo abbastanza particolari, tipo: Andrea, io sto per fare 20 anni, non so cosa fare della mia vita, qual è lo scopo, cosa devo fare? Niente. Questa è la risposta. Niente. Il Pedro, grazie per i 15. Non devi per forza avere uno scopo nella vita. Letteralmente una persona ogni 10.000 ha uno scopo nella vita. Il resto delle 9.999 non ce l'ha, ma non ce l'hanno. Non ce l'hai. Se non hai una vocazione, non ce l'hai. Basta. La vita non è complessa, mangia, dormi, caga, scopa. Sei tu che ti annoi e devi fare qualcosa. Ma non ce l'hai, se non ce l'hai, non ce l'hai. Vivi la tua vita, divertiti. Allora che senso ha vivere? Dobbiamo veramente entrare in questa... Audos, che risposta vuoi? Audos, che risposta vuoi? Vuoi la risposta andreiana o vuoi la risposta meno andreiana? Quale delle due risposte vuoi? L'andreiana o la meno andreiana? Tutte e due. Scegliene una, a rompere i coglioni. Scegliene una. Andreiana. Andre, cosa devo fare della mia vita? Rispondili. Se hai così voglia di vivere, fatti una partita IVA e eguagliati a noi italiani umani depressi. Dunque, la risposta andreiana. La risposta andreiana è che la vita non ha alcun senso, alcun valore, alcuna logica, e l'uomo cerca inesorabilmente di crearsi un al di là formato da divinità e buoni propositi, perché è riluttante a credere che una volta finita l'esistenza rimane solamente il buio e l'oblio eterno. È la ragione per la quale io la notte faccio fatica ad addormentarmi, rimango a fissare la televisione per ore e ore e ore, con continui rumori di sottofondo, perché dove c'è il buio e il silenzio la mia mente comincia a pensare, e comincia a pensare che tutto quello che faccio, tutto quello che creo, tutto quello che sono non ha alcun senso, alcun valore, perché quando morirò non ne avrò memoria, non resterà più niente di me, e tutto quello che ho fatto non ha alcun significato, e di conseguenza entro in uno stato di profonda, non depressione, ma profondo stato psicologico di psicosi mentale, semischizofrenia, in cui mi rendo conto che qualsiasi cosa io faccia non ha alcun senso, di conseguenza la vita non ha alcun senso, per cui non ha nemmeno alcun senso preoccuparsi di qualsiasi cosa si fa nella vita, e questo mi potrebbe portare ad andare fuori a uccidere le persone, ma poi penso che finirei in galera, e io non voglio passare l'unica vita che ho in galera, inculato da 46 persone che fanno cadere saponetti, e questa è l'unica cosa che mi frena. Questa è la risposta a Andrea. Questa è la risposta. Questa è la risposta a Andrea. La risposta meno andreiana. La risposta, il cetriolo, grazie per il sub. La risposta meno andreiana è la vita, lo scopo della vita lo scegli tu. Lo scopo della vita lo scegli tu. Scegli tu per cosa vivere, scegli tu per cosa fare, qualcosa che dà valore. Scegli tu quello per cui vivere, quello per cui la tua vita ha un valore, ha un senso. Fai quello che ti appaga. Conosci il famoso ritornello, no? Se dovessi scegliere se vivere una festa per un mese e poi dimenticarti di tutto o non viverla affatto, quale sceglieresti? Di fare la festa per un mese e poi dimenticare tutto. Perché comunque avresti vissuto una bella festa per un mese. Quindi di conseguenza goditi la vita, fai quello che ti piace, non ti deprimere, non pensare alle cose negative, non c'è tempo per queste cose, non sprecare tempo con queste minchiate. Divertiti, fai quello che ti piace, goditi la vita, e poi dopo, se riuscirai a lasciare ai posteri qualcosa di positivo, a quel punto potrai sentirti soddisfatto, perché molto semplicemente viviamo per lasciare a chi viene dopo di noi qualcosa che noi abbiamo creato. D'altro canto, voglio dire, Einstein sarà ben contento di averci lasciato la teoria della relatività, con la quale ci ha permesso di sviluppare l'ingegno umano. Quindi dipende. La vita non ha uno scopo. Oppure credi?
Fai prima, credi. Che cazzo ne... credi in qualcosa, cosa te ne frega? Ma che te ne frega, credi? Credi in un Dio? Diventa fedele. Almeno vivi la vita senza pensarci, voglio dire. Quale delle due pensi veramente? Entrambe. Dipende dal mio mood. Non è. Adesso voi ragazzi mi vedete sempre in live allegro e felice, ma io non sono sempre così. Dipende dal mio mood. Dipende dal mio mood giornaliero. Ci sono le giornate che mi sveglio tutto arzillo e penso: ma dai, cazzo, oggi sarà proprio una bella giornata. Ho proprio voglia di divertirmi, non pensare un cazzo. E ci sono giornate invece che mi sveglio praticamente con. con in sottofondo una musica orwelliana in penombra con le campane della cattedrale di Anor Londo. Ma la mia non è depressione, la mia è semplice, la mia non è depressione, ragazzi, perché io non sono depresso, io sono realista, e questa è la differenza, io non sono depresso, io sono realista, è una cosa diversa, e sapete quante ore io passo a cercare di far quadrare la presenza di una divinità, sapete quante ore ci passo, ragazzi, non è una cosa che, cioè io dico io sono ateo e continuo a sostenere la mia idea, ma io non sono felice di essere ateo. Tannis, grazie per i due palatini. Io non sono felice di essere ateo, e questa è la differenza. Cioè, se domani qualcuno mi portasse la prova dell'esistenza di Dio, io sarei felicissimo, ragazzi. Io stapperei una bottiglia. Non dovrei più preoccuparmi di niente. Cazzo me ne fotte. Però, io non sono felice. Perché non voglio morire, ecco perché. La prima risposta sembrava più da leopardi se fosse stato emo. No, perché comunque leopardi io vivo meglio, no, sapendo che non c'è un dopo la morte, così non devo preoccuparmi di che cazzo fare nella vita col timore di essere punito, giudicato. Questo dal mio punto di vista. Io no, Borsalino, perché se mi chiedessero preferisci la dannazione eterna all'inferno o il nulla, io preferirei l'inferno. Questa è la mia risposta. E non sto scherzando. Io credo che non ci sia nulla di più terrificante del nulla cosmico dopo. Ed è una cosa che mi terrorizza. Sono sincero, mi terrorizza. Io ho il terrore del nulla dopo. E non so, è l'unica cosa che mi fa veramente paura. E so che è una cosa che avverrà tra mezzo miliardo di anni, perché... è la roba che vedrà tra mezzo miliardo di anni, raga, noi siamo tutti quanti, non è che abbiamo 80 anni, che siamo lì, che ci dobbiamo pensare, siamo ancora tutti quanti giovani, quindi non è che, nel senso, sti cazzi, abbiamo altra roba, abbiamo altre tasse da pagare, anni da lavorare, mutui da estinguere, ne abbiamo di roba da fare, capito? Quindi, però, beh, Kevin, porco Dio, io mi tocco le palle. Però, nel senso, voglio dire, comunque, che mod questa sera? Vabbè, ma mi piace condividere con voi queste cose qui. Io comunque, cioè, io non ho mai condiviso con voi le mie paure, i miei pensieri, cioè, io non l'ho mai fatto in 3 anni. Però non mi dispiace condividere con voi anche le mie paure e i miei pensieri, sinceramente. Non è una cosa che mi turba, perché io non è che mi sveglio depresso. Io non è che mi sveglio che non ho voglia di fare le cose. Anzi, proprio il contrario. Cioè, io mi sveglio con una gran voglia di divertirmi. Proprio perché so che c'è un tempo limite per farlo. Hai capito? Luca Zizio, grazie per 10 mattino. I depressi si svegliano che non hanno voglia di far niente. Perché sono depressi, sono depressi. Io no, io non sono depresso. Io mi cago talmente tanto in mano del dopo che mi sveglio con la voglia di fare solo quello che mi diverte, perché so che c'è un tempo limite, capito? È come avere un gioco e dopo 8 ore scade il gioco, capito? Hai un tempo limite per... voglio dire... Vabbè, ma quello lezzi perché sono pigro, però quante ragazze da sedare esattamente, quanta gente da rapire. Antonio, grazie per i 15, Palatino. Però sì, ragazzi, sì, io ammetto... Tu ti svegli terrorizzato? In un certo senso sì. Io lo ammetto, ragazzi, io faccio fatica la notte a dormire, io faccio fatica a prendere sonno, faccio fatica a chiudere gli occhi a dormire, io riesco a dormire solo quando sono veramente distrutto, che non riesco più a stare sveglio. Io evado, grazie per i 14, Palatino, perché io non riesco a stare in silenzio al buio, non ci riesco, mi turba, mi turba.
Se io sto in una stanza in silenzio al buio, Andre, sono Cristo turbato, Dio, ma non dal quel tasto spazio per mandare avanti quel video e mi fa rimpiangere la mia voglia di viaggiare quest'estate o questo inverno. Manuel, sto condividendo parte di me con voi, per cortesia. Un po' di sensibilità, Manuel. So che vi ho insegnato a essere strozzi, ma sto condividendo le mie paure con voi, Manuel. Porta pazienza un attimo. Allora... Adesso ripartiamo, male. No, dicevo, io ho una paura fottuta a stare di notte al buio, non per il buio, ma perché poi comincio a pensare. Ho una forma d'autismo, può essere, Ados, può essere. Poi mi metto a pensare, e quando penso è finita. Quando penso è traumatico, perché quando penso, dopo la mia mente va sempre lì. Non ce la faccio, io non riesco a pensare a quello. Sono ossessionato da quella cosa lì. Io penso costantemente, mi distraggo perché penso a quella cosa lì. Non riesco, capito? Faccio fatica. Sì, sogno, ma faccio fatica a non pensare alla fine di tutto. Alla fine. Non so se avete presente quella sensazione di quando cerchi di ascoltare musica per distrarti o di rimanere con la TV accesa perché non vuoi che i tuoi pensieri pervadano la tua mente. Però, al di là di questo, ragazzi, adesso, al di là di ciò, continuiamo col video, sennò veramente andiamo avanti tutta la live così. Perché non credi? Perché non ho ragione di credere, Kevin. Semplicemente non ho alcuna ragione per credere, perché non esistono prove oggettive di alcun tipo che esista alcuna divinità né un magico posto con delle nuvole dove un tizio barbuto ti accoglierà se hai fatto il bravo bambino. Ecco perché sarebbe figo, ma non ci sono prove. Mi piacerebbe se scendesse Dio, sarei a cavallo. Nel senso, se scende Dio mi fa bella Andrea, esisto, dico a posto, perfetto. Ok, sì, vabbè, Gesù è esistito, sì, anche Maometto, anche altri profeti di altre divinità, sti cazzi. voglio dire, sai quanti profeti di quante divinità sono esistite? Sti cazzi, cioè, non me ne frega un cazzo che c'è un tizio che dice io parlo con un tizio invisibile in cielo. Sì, certo, cioè, ti vorrei far presente che nel 2024 se uno dice che parla con persone invisibili in cielo, lo ricoverano al reparto di neurologia per controllare se soffre di schizofrenia. Una volta lo faceva un profeta. Cioè, una volta la gente che parlava da solo diventava profeta. Al giorno d'oggi la ricoveriamo nel reparto di medico di neurologia. Cioè, voglio dire, Valentina, grazie per i 15. Valentina, grazie mille. Quindi, nel senso, voi tu capisci che diventa difficile per me credere se non ci sono delle prove concrete dietro. Quindi. Ma al di là di ciò, andiamo avanti, che mi aveva incuriosito il video, peraltro. Dovete immaginarmi così da quando ho lasciato un lavoro vero per diventare uno youtuber. Persone che lo facevano diventare uno stile di vita e che su 4chan trovavano conforto. Cos'è? È camera mia! Io ho 30 anni e il mio pensiero alla sera è che ogni giorno può essere l'ultimo o che i miei cari non ci saranno più. No, il mio non è proprio punto così drastico. Ora sono triste. Il mio non è proprio... Bravo. Questo lo scopo. Essere atei fa cagare, ma credere sarebbe solo mentire a me stesso. Ognuno è il comunque suo. Dovremmo meglio fare il format che no, delle live depresse almeno una volta a settimana. Aiuta molto pensare che non si è gli unici ad avere paura della fine. Ma non sono live, ma io non sono live depresse, perché io non ho detto che non devi fare... Cioè, io sono il primo a dire divertiti. Fai tutto quello che puoi per divertirti. Che cazzo di depressione è? È semplicemente un discorso, una sfumatura, diciamo. Però sì, siamo tutti uniti, siamo insieme, papere. Fino alla fine dei tempi siamo tutti insieme, tutti unite, papere. Porto nel sapere di altre persone come loro. Il tema ruotava intorno al sentirsi da soli. Ma insieme. Una condizione che più è andata avanti, più è diventata disperata. Ed è così che per rappresentare quel tipo di sentimento, Pepe assume un significato opposto a quello originario. Feels good man diventa feels bad man. Ah, anche questo me lo ricordo, anche questo qui me lo ricordo, feels bad man, anche questo qua. Dando poi origine... Ma non era anche quello... Ah, sì, era quella la rana che piangeva. Ok, no, perché ragazzi sto focalizzando adesso, peraltro. Alla Sad Frog, l'immagine più popolare sulla piattaforma per rappresentare la tristezza.
sicurezza. Queste erano persone che non sapevano chi fosse Matt Fury, che non conoscevano Boys Club, ma che sentivano che Pepe, non circolando su Facebook o altri social network, gli appartenesse e che derivasse dalla cultura di 4chan. Ed è proprio questo sentimento che dovete tenere a mente, perché a breve genererà tanti casini quante le mie sclerosi. Perché il meme gli dava un senso di appartenenza, di comprensione comune, e nonostante gli utenti fossero tutti anonimi, si creava un vero e proprio gruppo di terapia su internet. Un gruppo di terapia su internet. Oh mio Dio, che cazzo è? Aiuto! No, grazie, per favore. Ho già fatto per abbastanza anni da psicologa ai miei amici, per cortesia, basta. Vi prego. Come me? No, io ho già fatto da psicologo per i miei amici per troppi anni. No, non ne ho più voglia, sarò sincero. Anche perché i miei amici ogni volta che avevano dei problemi venivano sempre a parlarne a me. Vogliono sempre raccontarle a me. Andrea, è successo questo con questa ragazza, cosa devo fare? Io stavo lì per mezz'ora a far da psicologa, a parlare due coglioni così, madonna. Io sono sincero, io le dicevo, io dico, io lo faccio perché sei mio amico, però due palle. Cioè, minchia, io volevo uscire a divertirmi per due birre, tirare un paio di bestemmie. Minchia, che palle t'hai i tuoi problemi, che due coglioni. Minchia, che palle. Ma con tutto l'amore del mondo, però che scassamento di coglioni. Sono ateo, ma faccio un'eccezione per sua maestà Dio Papera. Suona un po' male. Cioè, nel senso, madonna santa, che palle. Voglio dire, anche perché poi ho tornato il discorso che facevo prima. Gli dicevo, ma che cazzo te ne frega? Ma la vita è una, stai sereno, dai, non sono questi i problemi. Cioè, alla fine, in un modo o nell'altro, utilizzando verbi e vocaboli incredibilmente più articolati di quelli che sto usando adesso, li portava alla conclusione che non era importante quello che era successo, perché tanto alla fine, a rigor di logica, nel complesso della vita, era una strozzata. Quindi alla fine riusciva a farli sentire meglio, però due palle, minchia, la gente depressa, basta, non mi rompere il cazzo, guarda quel culo, guarda, c'è una donna, ha un culo, filaci la faccia dentro, scopati quel culo, vai, ti arresteranno, pazienza, almeno ti diverti, vai, sedala, vai, vai da quella femmina, comunicagliela, appoggiaglielo, vedi come va, vieni con, non mi rompere i coglioni. Ma non sempre positivo, perché il gruppo serviva solamente a confermare la propria identità di emarginati della società, e con il sostegno reciproco finivano per abbracciare questo status con orgoglio. Fino a due anni fa, quindi nei miei 18 anni, avevo sempre voglia di dormire con una lucina accesa, eppure io non ho mai capito perché. Poi pochi anni fa ho scoperto che questa paura è derivata e di recente è scomparsa, perché a 5 anni, mentre dormivo, un qualcosa ha distrutto una lucina e dopo ha sfiorato me. Me l'hanno rivelato i miei genitori qualche anno fa. Carina come storia. Che cercare di migliorare, magari l'hanno fatto per farti stare bene, o magari è proprio qualcosa. Così che Pepe diventa un'icona per tutti gli utenti di 4chan. Tuttavia la sua condivisione assidua stava per raggiungere anche alcuni, magari l'hanno fatto per farti passare la paura, particolarmente controverse. Ma la popolarità di questo meme stava per formare anche un'altra ben bizzarra corrente, perché vedete, quella rana si prestava facilmente alla creazione di sue varianti, era facile da disegnare, con un aspetto schizofrenico, e a 4chan si... Perfetto. Servivano nuove espressioni per esprimere... Signori, buonasera! ...disturbi. Da qui il meme creò il Rare Pepe, ovvero nuove versioni del meme che non erano mai state realizzate prima. Pepe, dove meno frequentemente era stato pubblicato il meme, più valeva. Questo fenomeno generò una vera e propria economia, con NFT, blockchain... Pensate, la collezione più grande di Rare Pepe stava per essere venduta su eBay al prezzo di oltre $10,000. Ma che cazzo? Fatto è che la realizzazione costante di tutte queste versioni, talvolta unite a roba famosa, stava diventando troppo per la sola piattaforma di 4chan, che vedeva il suo meme pian piano uscire nel mondo reale. Pepe diventava sempre più forte e non ci volle molto perché questo arrivò all'attenzione di persone indesiderate. Vedete? Ok, perché il succo era coi nazi, era questo. Quel meme era stato fino a quel momento un mezzo per trasmettere principalmente un sentimento che in quel periodo non era riconosciuto dal grande pubblico su internet. Essere tristi non... che in quel periodo non era riconosciuto dal grande pubblico. Categoria metodi di suicidio. Ma che cazzo? Metodi di suicidio. Oh, ma che cazzo dici, Kevin? Io voglio vivere, ma vaffanculo, proprio.
Ma che dici? Oh, ma sto cazzo! Su internet. Essere tristi non era permesso, perché se ci pensiamo, con l'esplosione di Instagram dal 2010 al 2014, quello che stava accadendo è che la gente era dannatamente positiva e mostrava la sua bella vita, il fatto di poter essere belli e fare soldi semplicemente attraverso la propria immagine, e dove i motivi principali erano hashtag felice, hashtag my best self, hashtag impegno, hashtag YOLO, e non c'era spazio per hashtag sto marciando nello scantinato dei miei genitori perché sono un reietto. Anche perché effettivamente era un hashtag piuttosto lungo. Alcune celebrità iniziarono a partecipare alla diffusione di quel meme, tra cui figure di spicco come Katy Perry, che condivise un'immagine di Pepe dopo un lungo viaggio, e Nicki Minaj che... insomma... Vabbè, Nicki Minaj. Ma non era ancora il colpo di grazia. Vedere l'immagine di Pepe associata a quel pubblico per i 4chaner era sinonimo di guerra. Una guerra contro un'entità che loro chiamavano... i normi, ovvero le persone normali che si comportano allo stesso modo della maggior parte delle altre persone nella società. Che io questa definizione mi ha fatto sempre ridere. Questa definizione mi ha fatto sempre un sacco ridere, perché la usano, questa parola la usano sempre le persone che stanno male. Normi vuol dire una persona normale. Una persona che ha degli hobby normali, che si diverte come le persone normali, che esce fuori e fa cose normali. Normale, una persona normale, nel senso, non so, e no, non venivo, cioè, non, escludiamo un attimo per un secondo quelli che mettono i post di Joker scrivendo voglio una vita all'insegna dell'anarchia, poi appena sbattono il dito sul comodino piangono per 2 settimane, o se devono fare la cena da soli chiama la nonna, oppure le ragazze che dicono voglio essere come Harley Quinn, poi come le dai uno schiaffo sul culo si incazzano. Ma vabbè, lasciamo perdere quelli un attimo, quelli sono i mitici leoni da tastiera, però io... Fammi arrivare a putto. Però, nel senso, io spesso e volentieri questa parola l'ho sentita usare da persone che erano tutte infelici. Erano tutte infelici. Persone depresse, traumatizzate, persone piene di problemi, che ti dicevano, sei un normi. E io, a me, quando capitava che me lo dicevano, gli rispondevo, vorresti esserla anche tu, eh? Depresso di merda, infelice reietto, vorresti, invece tu non puoi. Sì, hanno dato del normi anche a me. Mi hanno dato del normi anche a me, sì. È successo... Beh, penso che il concetto di normalità sia relativo, sia soggettivo, nel senso... Allora, Gabbiano, grazie per la salva, Valentino. Credo che il concetto di normalità... Perché? Ma perché rispondevo a cose normali, a delle domande base. Non facevo né il pazzo, né dicevo cose assurde, né l'innovativo. Tipo, non so, una volta mi hanno detto che ero normi perché non volevo fare cose a tre e condividerle con la mia fidanzata. Cioè, capisci? È una parola... Cristo, grazie. Capisci? No, normi... Vabbè, normi è una parola che viene usata per descrivere quello che per te è noioso. Quindi, nel senso, io potrei dire, potrei guardare, vabbè, ma Lilith, normi è una parola che viene usata per descrivere quello che per te è noioso. Io potrei guardare un tizio che gioca a calcio e dico, sei normi. Bello André, cioè, non significa niente. Per il fatto che sei sempre troppo divertente, ma allo stesso tempo imparo sempre qualcosa di nuovo da te. Grazie per le magnifiche stringhe. Ma grazie per i cinfanti, grazie mille. Quindi, nel senso, cioè, è una parola che si usa per descrivere. Sì, me l'hanno detto in tutti i colori. Sì, ma alla fine, se guardi, le persone che mi criticano sono piene di traumi e piene di problemi. Il che è tutto un dire. Quindi... Per capirci, se ridete ancora ai meme del Mac per 4chan, ne fate parte anche voi. Loro non volevano che i normi avessero il loro meme. Non volevano persone socialmente attive su 4chan, perché erano proprio loro il simbolo della loro sconfitta nella vita reale. Così, dopo la pubblicazione di un profetico video chiamato Funny Screaming Frog Compilation, Pepe si arrabbia e tira fuori un grido di battaglia incredibilmente iconico. Fuck normi. L'unico modo di contrastare questa ondata era uno solo. I normi non dovevano poter condividere il loro meme. Pepe nazista, Pepe terrorista, Pepe skinhead. Doveva essere... Ma che cazzo? Pepe nazista, basta. Così offensivo da non poter essere pubblicato su nessuna piattaforma mainstream. E questo fu l'inizio. Lo strano prologo di come stavano per andare le cose. Perché la controffensiva di 4chan non funzionò.
portando Pepe con la fine del 2015 ad essere nominato il miglior meme di Tumblr di quell'anno, che è una cosa super negativa per i Giovanni, meme, grazie. Tuttavia per l'ironia di rendere offensiva quella rana stava per svanire, perché come ricorderete poco fa ho menzionato una bacheca controversa che stava adottando il meme e lo stava per trasformare in una versione che presto avrebbe cambiato tutto. Perché se gli utenti di 4chan utilizzavano Pepe per la sua incredibile espressività e lo consideravano parte integrante della cultura della piattaforma, sulla bacheca R9K veniva impiegato come simbolo per un movimento noto come Beta Uprising, un posto che fungeva da ritrovo per la controversa comunità incel, un gruppo di giovani uomini che si considerano incapaci di attrarre l'altro sesso. Non posso dire niente su questa cosa qui perché sennò Twitch mi banna, quindi andiamo avanti. Quel movimento volevano vendetta contro le donne e gli uomini che consideravano la radice dei loro problemi. Porca troia, sembra la fondazione del nazismo questa storia. Porca puttana, l'ha descritta così, cazzo, veramente, sembra l'ascesa del partito nazista, porca troia. Che poi alcuni li senti parlare e dici, però, scusami, alcuni li senti parlare... Sì, io vado dalle donne e gli dico, ti amo, vuoi fare un figlio con me? E scappano via terrorizzate. Chissà come mai. chissà come mai. Chissà come mai. Tu devi affrontare. Perché poi queste persone hanno un grosso problema. Queste persone hanno un grosso problema. Che non capiscono che sono sbagliate. Non lo capiscono. Cioè, per loro il problema sono gli altri. Non riescono ad accettare che sono loro ad essere sbagliati. Perché sì, mi dispiace, per rimorchiare una donna c'è un metodo giusto e un metodo sbagliato. E tu stai facendo quello sbagliato. Il problema sei tu. Prima lo accetti, prima risolverai il problema. Se continui a incolpare gli altri, la figa non te la daranno mai. Prima accetti che sei tu il problema, prima capirai che forse puoi risolverlo e puoi avere la figa. È così che funziona, mi dispiace, è il motivo per cui poi ci si allena anche nel rimorchio, cioè nel senso, rimorchiare non è una cosa base, cioè il rimorchio è frutto di grandi allenamenti, di grandi test, e porca madonna, io se odio, e dico se odio, le persone che si lamentano perché dicono che la ragazza ti ha costato, smettila di lamentarti, Dio merda, non rompere i coglioni, vai fuori e continua a provarci, smetti di cagare il cazzo perché una non ti ha risposto, bambino piagnucoloso di merda, ti ficcherei un coltello nel cranio e ti staccherei il lobo frontale se non sapessi che senza di quello parleresti più di merda di quanto non parli adesso, smettila di lamentarti e vai fuori e rimorchia, non rompere il cazzo. Scusate, dove siamo? Ah sì, buonasera papere, benvenuti. Cioè, un video già iniziato, non mi ricordavo. Quanta rabbia. No, non è rabbia, però adesso parliamo un attimo seriamente. No, non è rabbia, però scusami, voglio dire, cioè, questo è un discorso serio. Ma scusa, ma a te che la tipa ti ha gustato? Ma che cazzo te ne frega? No, io adesso questa cosa qui, perché questa cosa qui, ma voglio dire, ma adesso tu, la tizia XY che non ti ha risposto e non sai neanche chi cazzo è, mi spieghi che cazzo te ne frega? Perché te ne frega? Ah, ma perché io volevo scoparmela, sti cazzi, anch'io voglio conquistare il mondo, non ci sono ancora riuscito, sti cazzi, nella vita non si può sempre avere quello che si vuole, vai avanti, prosegui. Non rompere i coglioni, una tizia che non sai nemmeno chi è e che probabilmente alla prima notte di sesso ti avrebbe esportato i reni e li avrebbe venduti in Cina, non ti ha risposto. Chi se ne frega? Sti cazzi? Non rompere i coglioni! Scrivi alla prossima! Che cazzo ti piangi? Che cazzo ti lamenti? Cazzo c'hai da piangere? Perché una tizia che non sai chi è non ha consegnato la sua vagina al tuo cazzo. Ma che cazzo di problemi hai? Continua a uscire, parlane con altri. Ti manderanno tutte a fanculo? Benissimo, imparerai qual è il problema, migliorerai e troverai una che te la dà. No? Non è così che funziona la vita?
Madonna stronza? Domanda imbecille. Che vuol dire? Gustare. Ignorare, non rispondere, far finta di niente. Fa male. Ma non è vero che fa male. Non è vero. Fa male perché tu sei convinto che faccia male. Fa male perché te ne sei convinto tu. Cioè, i più grandi, e qui non sto scherzando, i più grandi seduttori della storia hanno migliaia di no. Migliaia. Cioè, ci sono le persone che rimorchiano più di tutte sono le prime che hanno migliaia di no. E non gliene frega un cazzo. No, no, se non hai autostima, se non hai autostima, fai fatica a rimorchiare, primo. Te lo dico con il cuore. Non voglio fare lo stronzo, non voglio fare lo stronzo, ma ti dico la verità. Se non hai autostima, fai fatica a rimorchiare, perché una tipa difficilmente te la smolla se non hai autostima. Non è applicabile a chiunque. Sì, ma Lican, quante persone ti dicono quello che ti dico io? Quante persone ti dicono quello che ti dico io? E quante altre ti dicono, poverino, le donne sono tutte cattive. Tu ti meriti il meglio, piccolino. Poverino, hai ragione, bro. Insieme piangiamo la disgrazia di non avere la patonza. Le donne non apprezzano la realtà delle tue qualità, bro. Stiamo insieme a lamentarci. Non rompere il cazzo. Bella, grazie per 18, Palantino. Non è una filosofica, è la verità. Ma che cazzo te ne frega? Tanto, scusami, voglio dire, cosa te ne frega? Cosa te ne frega? Cioè, non è, non, chi se ne fotte? Quando avrai 80 anni ti ricorderai di quella tizia che non ti ha risposto su Instagram? Oh, importantissima nella tua vita la tizia che non ti ha risposto su Instagram, ti rimarrà impressa nel cervello per i secoli dei secoli, immagino. Ma chi se ne frega, è una cosa inutile, è una parentesi che tra una settimana manco ti ricorderai più. Parla con un'altra, esci con un'altra. Non ho mai preso un palo da nessuna. Ho paura delle donne e sono autistico. Vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. Vabbè, questo è tutto un altro discorso, un'altra parentesi in cui non mi addentro. E va bene, d'accordo. Grazie per il cielo. Io parlo in contesti generici, per l'amor del cielo. Ci sono le eccezioni di tutti i tipi, per l'amor del cielo. Questa bacheca divenne famosa per essere collegata ad alcune stragi avvenute in America, dove, poco prima degli attacchi, i responsabili venivano incitati a compierli, per poi essere lodati dagli altri utenti. In questo pepe viene associato ai volti dei criminali, trasformando quel meme in un simbolo di violenza. Che live bizzarro! Questo era sempre nascosto da una velata ironia, un modo per prendersi il gioco degli eventi e di loro stessi, ma dietro c'era sempre un problema che risuonava con la loro situazione. Tuttavia, le semplici espressioni di quella rana presto non furono più sufficienti per esprimere l'ammirazione verso tali individui. Ed è qui che iniziarono ad adottare una versione originariamente concepita per deridere l'umorismo di programmi televisivi come The Big Bang Theory. Un pepe compiaciuto. Perché è bellissimo Big Bang Theory? Del fatto di essere superiore. Un'espressione perfetta per il trolling. Smug Pepe. Ben presto tutto avrebbe preso una piega diversa. Quello che stava succedendo era solo l'inizio di qualcosa molto più grande e terrificante. Perché dal 2016 in poi questa storia stava per peggiorare ulteriormente. E vi assicuro di aver scritto pagine intere per spiegarvi tutto, per poi cancellarle e riscriverle. Poi la patata non la trovi per forza andandoci tu o rompendole il cazzo. Io ci ho provato con una. Mi ha mandato a fanculo e va bene. Ma sai quante volte anch'io? Poi ne ho incontrata una della mia età ed è pure modenese e probabilmente in questo momento sta guardando questa live e diciamo che cuore arancione. Ciao Robby TVB, lacrime di gioia, faccina che abbraccia. Ciao Robby, hai fatto bene a darla a Manuel, che si vede che ha il cazzo grosso. Grazie per il cibo. Big Bang Theory è stupendo, ragazzi, per me è bellissimo. Cioè, non capisco quale sia il problema con Big Bang Theory. Io non... In modo da farvi capire bene come questa parte mi abbia fatto impazzire, tanto da dover cooperare elogiando uomini muscolosi in 2D. Cos'era successo e perché Pepe è diventato un simbolo di odio? Ma che cazzo? Le risate finte prima di tutto. Ragazzi, ragazzi, io vi voglio bene. Vi voglio bene, però io vi faccio... Cioè, non... Comunque, Andre, sono d'accordo al 100% con tutto quello che hai detto, tanto che se una tipa dovesse ghostarmi riderei, però mi è successo con una ragazza che amavo davvero. Vabbè, tanto dopo due anni quella che un'altra ci frequentavamo cosa. È sparita nel nulla. Quella è un'altra cosa. In questo caso che ne pensi? No, quella è un'altra cosa.
un po' diverso da rimorchiare una e venire con sta, un po' diverso. Quella ci sta a stare male, quello è un discorso diverso. No, grazie per dirci, Martino, quelle leggi. Dicevo, no, io non criticherei le serie TV chiamandole cringe o normi quando... vi ricordo che molti di voi ridevano per Helicopter, Paracopter, Skibidi Toilet, The Lost Gattos, i 5 Lost Gattos più stupidos, cioè... nel senso l'umorismo da papà e quello della Z Gen sono molto vicini, io ve lo dico. Non è che non c'è tanta differenza, Con l'avvento di SmugPaper c'era una figura che sembrava essere la sua personificazione. Era scandaloso, diceva quello che pensava e faceva arrabbiare molte persone. Cos'era quell'urlo? Donald Trump. E quando venne fuori la notizia che stava per candidarsi nella campagna presidenziale di quell'anno, nessuno lo prese sul serio. Era perfetto. Pochi minuti dopo la sua prima dichiarazione, 4chan, veloce come l'inflazione del Venezuela, aveva già creato Trump Pepe. Immagina qualcuno che si sente escluso dalla vita, intrappolato nella propria situazione, incapace di connettersi con gli altri e che ha trascorso gran parte del suo tempo a condividere meme, avvicinarsi a un'idea, creare un meme che diventi virale e venga condiviso dal possibile presidente degli Stati Uniti. In un istante si sente parte di qualcosa di immensamente più grande. 4chan ha sostenuto Trump per varie ragioni, tra cui probabilmente l'idea nichilista del fatto che avrebbe creato caos, il fatto che avesse una banana al posto dello scalpo o per... Una banana al posto dello scalpo. Che parzialmente lo consideravano un idiota ed eleggendolo avrebbero messo in imbarazzo l'America davanti al mondo intero. Oddio, un idiota no, è tutto Trump, ma un idiota mica tanto, cioè, non diventi miliardario se sei idiota, tutto è tranne... Diciamo che è un po' suonato, idiota... Idiota no, quello non lo è. Per loro Trump al potere significava trasformare un meme in realtà, dimostrando di poter influenzare gli eventi politici e possibilmente gli eventi mondiali. Se vuoi. Ed è così che è iniziata una vera e propria guerra, chiamata The Great Meme War. Sì, una fottutissima guerra. Questa era una battaglia tra i sostenitori di Donald Trump e Hillary Clinton. I meme venivano utilizzati per attaccare un candidato o influenzare i loro elettori, creando teorie del complotto. Ma non puoi candidare Hillary Clinton, cioè... Dopo Bill non puoi eleggere Hillary, cioè c'è un dislivello pauroso, dai. Cioè. Disinformazione, in sostanza il caos più totale. In gran parte creavano meme appositamente per essere condivisi dalle persone comuni, perché vedevano in quelle semplici vignette un modo efficace per coinvolgere coloro che non avevano mai mostrato interesse per la politica. Più persone venivano avvicinate alla campagna di Trump, maggiori erano... Perché Trump aveva una capacità comunicativa. Bill è stato un grandissimo presidente. Cioè, Trump aveva una capacità comunicativa nettamente superiore a Hillary. Ma nettamente superiore. Se guardavi i loro discorsi quando discutevano, Trump era mille volte più bravo a parlare di Hillary. Mille volte più bravo a parlare. E i presidenti vengono votati in base a quanto bene parlano. Poi dopo li rivoti. Dopo li rivoti. In base anche alle azioni che hanno fatto. Ma quando Trump era stato votato la prima volta, nessuno sapeva com'era da presidente, quindi ti puoi basare solamente su quello che senti dire, ti basi solamente su quello che senti parlare, cioè non ti basi su quello che ha fatto. Cioè, quindi voglio dire, Trump era molto più bravo a Kissen, grazie per iniziare, Palatino. Andre, sono rimasto deluso da te perché sei andato a manganellare i ragazzini a Firenze. Domani ci sia il comizio di Casa Pound su come la democrazia sia uno schifo rispetto al nazionale. Assolutamente, io. Assolutamente. Devo dire, è stato molto divertente manganellare i ragazzini a Firenze. È stato molto entusiasmante. Si sgretolano facilmente. Si sgranocchiano. Sì, domani ci vediamo al comizio di Casa Pound, sarò puntuale, mi raccomando, è sempre giusto, è sempre in via testa in giù numero 12, vero? Allora,
tornando a noi, dicevo, secondo me Trump è nettamente più bravo di Hillary a parlare e ha vinto per quello, poi... Erano le possibilità di vincere quella guerra. Con tutti questi meme associati alla campagna elettorale si risvegliarono anche attivisti di estrema destra e i nazionalisti bianchi. Andre, adesso mi è tutto più chiaro. Cioè? Io sono di Cagliari e ti giuro su tutto quello che vuoi che ogni tanto a ridosso di alcune strade o rotonde del mio quartiere ogni tanto mi capita di vedere da 3 anni un tizio con una maschera da rana con in mano la bandiera degli Stati Uniti e nell'altra il cartello. Trump won in riferimento ai presunti brogli elettorali. Sto volando altissimo in questo momento. Allora, vincerà il 2024. C'è da dire che tra Joe Bidone e Donald Trumpolino non c'è. Meglio essere cremato vivo. Lì non c'è una Uno scelta, in un anno cioè. E mezzo non sa neanche come si chiama lui. L'altro quattro, incoraggia Putin ad attaccare i paesi NATO e gli USA sono NATO. No, ragazzi, quindi fai te. No, ragazzi, infatti io ripeto, per me potreste dire io sto con Joe Biden, io sto con Trump, perché secondo me qualsiasi risposta è sbagliata, quindi per me... Non ho nulla da dire, non c'è una scelta, quindi... Adottarono la faccia di Pepe come simbolo della loro causa. Per farvi capire, un nazionalista bianco è colui che sostiene che i bianchi siano superiori a tutti gli altri gruppi etnici, mettendo spesso dei capelli buffi a punta. Vabbè, tecnicamente questa cosa è creduta da... È l'ideologia base delle persone del politicamente corretto e di quelle con i capelli blu. Credere che i bianchi siano superiori. Ci credono più loro che i nazisti. Ah, oh, Kevin, dimmi di no. Cos'è che ti ripetono sempre quelli del politicamente corretto? Uomo bianco, etero, cis, privilegiato. Il che vuol dire che sei superiore agli altri. Ci credono più loro che i nazisti. Voglio dire, sono più convinti della superiorità dei bianchi loro lì che i nazisti a momenti, voglio dire, no? Perché, cioè, è così, se non fai altro che dirmi che sono privilegiato perché sono bianco, mi stai dicendo che in quanto bianco appartengo a una razza, eh? Cioè, voglio dire, per quello che mi riguarda, sono tutti uguali, però se tu pensi che io da bianco sia, va bene, qua. In sostanza, dei coglioni. E poi un giorno appare questo tweet. Un meme di Trump con la faccia di Pepe. Lui stesso aveva cominciato a condividerli. Questo scatenò una tempesta su 4chan. Quello che stavano facendo, nonostante non avesse alcun fottutissimo senso, stava diventando realtà. Ma come se non bastasse dopo tutto questo macello, le cose stavano per prendere una piega davvero strana. Perché non si sa da dove sia iniziato, ma qualcuno su 4chan trovò un antico dio egizio a forma di rana. Sì, vabbè, ho capito, ma che cazzo... Sì, vabbè, però voglio dire, cioè... Ma gli egiziani adoravano solo che degli animali! Solo che degli animali! Cioè, voglio dire, gli egiziani amavano tutti gli animali. Non cioè, potevi trovare il dio cane, il... C'era il dio sciacallo, il dio gatto, il dio elefante, il dio serpente. C'erano tutti gli animali. Qual è la cosa strana che ci sia anche un dio rana? Cioè, voglio dire, non è che fosse una cosa particolare. Chiamato Kek. Una figura antropomorfa con la testa di rana. Ah, per quello è nato Kek W. Che io non ho mai capito neanche che cazzo volesse dire. Io l'ho sentito scrivere tantissimo Kek W. Io non so neanche che cazzo vuol dire, ragazzi, Kek W. Non ne ho idea. Simile a Pepe. Ma non è tutto, perché nel gergo di World of Warcraft Kek viene usato per ridere, esattamente... Ah, è tipo LOL. Ah, è il nuovo LOL, praticamente. Vede come LOL. Da qui iniziò a diffondersi la leggenda di Kek, che culminò nella creazione di una bandiera della terra promessa di Kekistan. Ve lo giuro, ragazzi, sto facendo del mio meglio per non farmi venire una neurisma. Boldo e indovinate cosa succede quando mettete delle persone a creare una tribù con degli ideali comuni. Un dio dalla loro parte, una terra promessa e una bandiera. Crea Israele. Voi non avete sentito niente. voi non avete sentito niente. Adesso ti insulta l'ambasciatore israeliano. E che mi insultasse, che cazzo vuoi? Andiamo a Cristo Dio ti bannano. Perché? Che cosa ho detto? Scusami. Grazie per venirci infatti. Che cosa ho detto? Scusami. Che cosa ho detto di strano? Cioè, non ho capito. Che cosa ho detto? Che cosa ho detto di bannabile? Scusami.
Non mi pare di aver detto niente di bannabile, quindi mi bannano per cosa? Ma poi anche se fosse la mia opinione, qual è il problema? Non ho mica insultato nessuno, eh? Ti vedi il Mossad a casa? Sì, con tutti i cancheri che ho tirato da Hamas, al massimo mi invitano per darmi il premio Nobel. Cioè, anche perché se c'è una persona che ha parlato male di Hamas su TikTok, sono stato io. Cioè, voglio dire, io di Hamas ho parlato malissimo, quindi voglio dire che a me mi rompono il cazzo proprio per niente, però voglio dire, al di là di questo. Ma poi è successo l'impensabile. Mentre Hillary Clinton stava tenendo un discorso, tenants making up the emerging racist ideology known as the alt-right. Immaginate che nel bel mezzo di quel trambusto l'immagine di Pepe venga coinvolta ufficialmente in una campagna politica. Vedere i media scavare e trovare immagini associate ad assassini, razzisti, nazisti. E infine vedere una semplice rana utilizzata come simbolo da individui che promuovono la superiorità della razza bianca. E che non mi fanno provare nessuna empatia quando succede una cosa del genere. All'improvviso tutti gli eventi scaturiti da un semplice fumetto si collegavano uno dopo l'altro, innescando una reazione a catena destinata ad una tragica fine. Perché il colpo di grazia lo diede Hillary Clinton pubblicando sul suo blog un articolo completo che dipingeva Pepe come simbolo di odio. Questo segnò una vittoria per coloro che avevano avviato la grande guerra. Il loro obiettivo di Ma che cazzo è sta roba, ragazzi? No, ragazzi, dai. lo stato più potente del mondo, vi prego, per favore, voi non potete fare campagna elettorale sui meme, vi prego. Siete lo stato più potente del mondo, siete il simbolo di libertà, democrazia e uguaglianza, vi prego, porca puttana, per favore, dai, se mi scendono i coglioni, dai, per favore, vi prego, America, vi prego, America, io sono rimasto uno dei pochi che ancora vi difende, per favore, per favore. Sono rimasto uno dei pochi che ancora vi difende, vi prego, siete il paese patria della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, vi prego, per favore. Non fatemi salire il bretone, che dopo comincia a chiamarvi ex colonie, per favore. Porca tra... Quando vedo ste cose mi sale la Gran Bretagna e mi venite a chiamarle le colonie. Porca puttana. Dai, ma che cazzo? Ma si può fare una campagna elettorale con un meme? Perché li difendi? Perché l'alternativa qual è, Anubi? Qual è l'alternativa? Le posso parlare quanto vuoi, ma qual è l'alternativa? Il trinca vodka che ammazza gli avversari politici in Siberia o i tizi comunisti con un solo partito che hai una sola X da fare in C? Qual è l'alternativa? Ciao Andrea, potresti farmi una benedizione che domani ho il mio primo colloquio? Ti benedico, Polantino, grazie, me li sa. Per l'amor del cielo, il comunismo, per l'amor del cielo. L'Europa. L'Europa non esiste. Cioè, grazie per i 22, Polantino. Se fossimo nel 1912, ti direi l'Europa. L'Europa non c'è più. Ci siamo autodistrutti con due guerre mondiali. Non... cioè, no, ma l'Europa non c'è. Cioè, voglio dire, l'Europa potrebbe esistere se fosse un insieme di stati uniti e non una cozzaglia di paesi che si è sempre ammazzata gli uni con gli altri per 2000. Ragazzi, io non so se vi rendete conto che da quando è caduto l'impero romano noi non abbiamo fatto altro che ammazzarci. Cioè, sono 1500 anni che noi ci ammazziamo. E ci piace un sacco ammazzarci a vicenda. Io non so se vi rendete conto che non abbiamo fatto altro che spararci in faccia per 1500 anni. Cioè, ininterrottamente. Cioè, l'Italia, l'Austro-Ungheria, la Francia con l'Inghilterra, la Prussia con la Russia, la Prussia con la Francia con la Spagna, il Portogallo con la... Cioè, è 1500 anni che ci ammazziamo, quindi... Tu capisci che se ci fosse l'Europa unita, ti ferei per l'Europa. Ma comunque l'America in generale ha degli ottimi ideali. Colloquio, il problema di lavoro, ho premuto per sbaglio il tasto prima.
Cioè, gli ideali su cui è stata fondata l'America sono degli ottimi ideali. Sono degli ideali straordinari, ragazzi. Questo è innegabile. Saranno anche un popolo di analfabeti ignoranti. Però, voglio dire, il concetto, il fondamento americano è bellissimo. La Carta dei diritti, la libertà degli uomini, il diritto, tutti gli uomini uguali sotto Dio, tutti hanno il diritto alla vita, alla libertà. Cioè, sono bellissimi gli ideali su cui è stata fondata l'America. Poi, è vero che il governo americano ogni tanto qualche merda l'ha pestata. È verissimo. Non nego la realtà dei fatti. Però il concetto della fondazione americana, qualche, ragazzi, ho capito, d'altra parte c'aveva l'Unione Sovietica, non è che loro fossero... Stiamo parlando dell'America, quello stato in cui le Colt 1911 le trovi nelle patatine. Lo so, i poliziotti sparano prima di dirti alte, e dove è fortemente diffuso il politicamente corretto. Lo so. Mi sa che c'è da fare un'analisi approfondita sul concetto di libertà e uguaglianza. No, vabbè, Borsalino, adesso, con tutto il bene del mondo, hai ragione, però l'America è un paese democratico e la libertà c'è, perché la gente può andare a manifestare, può ribellarsi in piazza. Hanno occupato il Congresso, ragazzi. Cioè, hanno occupato il Congresso degli Stati Uniti d'America. Voi ce lo vedete... Scusami, Chris, con tutto il bene del mondo. Voi vi immaginate in Cina la gente che occupa il palazzo del Parlamento? Ce la immaginate questa scena? Io no. Secondo me li ammazzano tutti prima ancora che si avvicini. Cioè, lo immaginate in Russia, la gente che occupa il Parlamento? In America riesco a immaginarmelo, perché in America comunque c'è la democrazia, c'è la libertà. Poi, cioè, nel senso... Sì, ma non è l'America che è spaventosa, è il governo che è spaventoso, capito? Il problema non è l'America, è il governo. È il governo americano il problema, non l'America. L'America in sé per sé è un paese con dei concetti bellissimi. È il governo il problema, capito? È il governo che è un problema. Poi ripeto, ragazzi, cioè, voi potete prendere anche la Guerra Fredda come esempio, però dall'altra parte, ragazzi, c'era l'Unione Sovietica. Cioè, non è che i sovietici erano proprio tranquillissimi, eh. Io ve lo dico. Cioè, i sovietici erano quelli del Corea del Nord, dai, ti do le armi, bombarda la Corea del Sud e rendiamo tutti comunisti. Non è che i sovietici fossero tranquillissimi subito, eh. Io ve lo dico, erano quelli del faccio un muro perché la gente ha capito che si sta meglio nel blocco occidentale e non voglio che scappino tutti. Io vi ricordo che i sovietici erano quelli che hanno fatto un muro a Berlino, perché i tedeschi avevano capito tutti che dagli americani si stava molto meglio. E i sovietici, nella Berlino comunista, stavano rimanendo senza gente che lavorava. Io non so se lo sapete il perché hanno fatto... Il muro di Berlino non l'hanno fatto perché sì. L'hanno fatto perché i tedeschi stavano andando tutti via. E la parte di Berlino sovietica era rimasta praticamente senza gente che lavorava. Era tutto vuoto. Quindi i sovietici hanno detto: come si permettono di scappare dagli americani dimostrando che il loro modello di vita è più bello? Facciamo un muro. Ragazzi, voglio dire, voi capite, durante la Guerra Fredda era un po' un problema, tutti hanno prestato delle merde, eh? Quindi voglio dire, però al di là di questo, tutto questo per dire, per favore, ma che cazzo di... Trasformare il meme in realtà era stato raggiunto, e le parole di Hillary vennero accolte come un distintivo d'onore. Senza il suo intervento è probabile che Pepe avrebbe avuto ancora una possibilità di scomparire come molti altri meme una volta conclusa la campagna politica. Tuttavia, le sue azioni cambiarono tutto, poiché l'Anti-Defamation League, con tutto quello che stava succedendo, incluse Pepe nel suo database, associandolo a simboli di odio, come la svastica. E appena questa notizia divenne di dominio pubblico, raggiunse le orecchie dell'artista, che ne fu devastato. Lui che aveva permesso ad internet di giocare con la sua opera, che sarebbe potuto intervenire, che considerava tutto solo un meme, ora si trovava ad affrontare la dura realtà. La sua creazione era diventata un simbolo di odio. Vabbè, ma scusa, ma questa cosa non ha alcun senso, però. Ma che vuol dire, scusami? Ed ora
decise che quello era il momento di reagire. Era il momento di cambiare il destino e la reputazione di Pepe. Così Matt Fury lanciò l'hashtag Save Pepe, mobilitando l'intera comunità artistica affinché condividesse immagini di Pepe che diffondevano amore, cercando di sovrastare la produzione assidua di immagini di odio. Fece squadra con degli avvocati e prese di mira qualsiasi uso di Pepe dove veniva diffuso odio attraverso violazioni del copyright. Vabbè, ma è giusto, scusa, ma che vuol dire? Cioè, nel senso, ma che significa questa cosa qui? Ma se non è nato per quello, ma scusa. Fu in grado di sabotare un libro razzista intitolato Pepe and Pete e ottenne una vittoria significativa contro Alex Jones, una figura chiave nella campagna elettorale di Trump che aveva venduto poster che includevano Pepe. Tuttavia, ciò non fu sufficiente, perché più si diffondevano immagini d'amore, più ne venivano prodotte di odio. E con la vittoria di Trump alle elezioni, la situazione non faceva che peggiorare. Pepe era andato troppo oltre e così, preso dalla rabbia, il 6 maggio 2017, Matt decise di commettere l'atto definitivo per mettere fine a tutto. L'autore, responsabile della nascita di Pepe, decise di ucciderlo. Vabbè, ma non è che si può uccidere un meme, che significa, scusami? È una cosa simbolica, non puoi uccidere una cosa che non esiste. Che il Pepe che aveva ucciso non era il Pepe che stava diffondendo odio su internet, ma quello che aveva creato. Era davvero quello il destino di Pepe? Poteva un meme essere un simbolo di odio così forte tanto da finire accanto alla svastica? O forse... forse questa storia non era ancora finita. Perché vedete, in realtà i meme hanno uno strano potere magico. Un potere che non è possibile spiegare se non chiamandolo Meme Magic. Pepe non poteva finire in quel modo. Ah, tu lo chiami così, Meme Magic. Io lo chiamavo Rianno Mentale, ma va bene, lo sa ognuno il suo nome. Ed è così che dal nulla, nel 2019, dall'altra parte del mondo, succedeva qualcosa. Ma che cazzo... Democrata! In Cina! Bellissimo! Vederli in Cina è esilarante! È uno simbolo! Ah, Hong Kong! Ah no, ok, dai, allora è salvabile, è salvabile. Tra tutti i simboli che potevano scegliere nelle proteste di Hong Kong, c'era un volto familiare. No, è Hong Kong, ok, ritiro tutto, ok, no, ragazzi. All'improvviso Pepe compare dipinto sui muri, sui poster, e viene adottato lì come simbolo di libertà e democrazia. È un mistero il perché sia stato scelto, da cosa sia nato il tutto, come abbia fatto a trasformarsi in ciò che stava rappresentando. Quando parlo di potere magico mi riferisco proprio a questo. Quando mai qualcosa del genere... Hong Kong non è in Cina, sì, ma se non sbaglio ha dei poteri speciali... È una regione speciale. È un territorio autonomo del sud-est della Cina. È un territorio autonomo. Non è. È cinese, però è uno stato a parte. Era un'ex colonia britannica. Quindi voglio dire. Sì, l'ho letto su Google perché. Testa di micchia, non mi ricorda. È come Taiwan. Infatti, anche Taiwan non sono proprio contenti. Anche Taiwan non sono proprio contenti che la Cina voglia invaderli. Non sono proprio felicissimi. A Taiwan, meno male, c'è la democrazia. Non sono contentissimi. Non vogliono proprio i comunisti tra i coglioni, ma... genere è accaduto nella storia. Ed è qui che ho realizzato che se c'è una lezione che ho imparato dai meme è che sono semplicemente uno specchio, un riflesso delle persone che li utilizzano. Quindi mi chiedo, se uno specchio riflette un razzista, vuol dire che lo specchio stesso è razzista? In un'intervista con Time, Fury ha spiegato che prima del coinvolgimento politico, Pepe era un simbolo versatile per esprimere tristezza, gioia e molte altre emozioni. Ora, nonostante lui comprenda che il destino del personaggio è al di là del suo controllo, continua a combattere. Perché alla fine, secondo Fury, Pepe è ciò che la gente decide che sia. E lui, come suo creatore, crede che Pepe sia amore. Sì, vabbè, ho capito, ma tutta sta roba per un meme, scusami. Ma che cazzo? Ma tutta sta roba? Va bene, non discuto, per l'amor del cielo. Poldo, ha fatto il video su Trezza, sono curioso se è uscito adesso. Voglio vedere, perché non c'è. No, non c'è Poldo su Trez. Avrei voluto vederlo, perché è una vita che non ci vado su Trez. Ma già rotto il cazzo, sinceramente.
Il declino di Threads. Vabbè, ma dura 40 secondi. L'app di Threads continua giorno dopo giorno a peggiorare. Resa disponibile qualche mese fa in Italia, e per due giorni è diventata una app scaricata da tutti, e in altri due giorni è diventata quella più inutilizzata. Sono curioso nei commenti del vostro parere a riguardo. Se per caso non l'avete cestinata tempo una settimana, vi invito ad aprirla appena avete tempo, e noterete che si è trasformata in un festival di contenuti di dubbia qualità, tra incitamenti all'odio, finti appuntamenti, black humor fuori contesto e soprattutto rage farming, ossia scrivere roba discutibile affinché tutti ti diano contro, aumentando il coinvolgimento dei tuoi post. La merda in quell'app è aumentata a tal punto che il CEO di Instagram si è dovuto scusare promettendo di lavorare per la pulizia dell'app. Riusciranno i nostri eroi di Meta a salvare quest'app dall'odio prima che diventi identica all'app che hanno copiato? Boh, vabbè, sinceramente parlando, tanto voglio dire, neanch'io ragazzi lo uso più, ma ho già rotto le palle sinceramente. Cioè, tanto sono solo delle parole, delle frasi, e quindi mi ha già rotto il coglione.